Dal 13 al 30 dicembre, il Museo d'Arte Costantino Barbella di Chieti ospiterà la mostra Tra materia e divino, la carta piegata al sacro, presepi di Fiorella di Sant'Edicola con il patrocinio del Comune di Chieti. La carta come cifra stilistica che trasforma un foglio di giornale in una creazione artistica, intrecciato a striscioline su un telaio secondo la tecnica della tessitura. Nascono così i panneggi umili e nel contempo raffinati di Fiorella di Sant'Edicola, capace di creare sculture dal forte impatto visivo. Nella mostra che dal 13 dicembre sarà visitabile al Museo Barbella di Chieti a ingresso libero, la carta piegata al sacro si fa presepe. Cinque omaggi alla Sacra Famiglia che l'artista ricolloca sul sagrato delle chiese romaniche e gotiche come nelle rappresentazioni medievali, adagia sulla scia della stella cometa in omaggio alle leggende popolari e fa proteggere dall'albero delle narrazioni evangeliche sulla cui cima il puntale lascia il posto alla stella cometa. Giuseppe e Maria, con in braccio il bambino, con la storia che si fa arte e la materia che rende omaggio al divino. Nata a Chieti, Fiorella di Sant'Edicola si diploma in maturità d'arte applicata all'Istituto Statale d'Arte Nicola da Guardia Grele. Lavora per 35 anni in qualità di maestra d'arte presso la Fondazione Piccola Opera Caritas nella sede di Chieti e nel settore di ergoterapia. Per accrescere e stimolare le capacità espressive dei ragazzi ospiti della struttura, sviluppa un laboratorio di riciclo creativo in cui si sperimentano diverse modalità di riutilizzare i materiali destinati alla discarica, trasformandoli in oggetti d'arte da destinarsi all'arredamento interno del centro. Maschere, burattini, fondali scenici, tutto concorre a sviluppare la capacità di osservazione, di interazione, di educazione ambientale attraverso il prodotto artistico. Manipolare la materia crea dipendenza, necessità del fare, ma anche di riflettere, dichiara Fiorella di Sant'Edicola. Al Museo d'Arte Costantino Barbella di Chieti la mostra aprirà al pubblico da mercoledì 13 a sabato 30 dicembre con ingresso libero.